Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfer Games. Io sono Valfer, il signore dei giochi. E bentornati. Bentornati su Dark Souls 2. Allora ragazzi, ovviamente non mi posso sempre far vedere in faccia, quindi per oggi niente webcam. Ma tranquilli, ciò nonostante non vuol dire che io in altri video non vi continui a terrorizzare, a far passare il sonno con la mia brutta facciaccia e con il fatto che, usando io una webcam molto vecchia, mi vedrete a scatti. Allora ragazzi, mentre non registravo ho trovato i tre cavalieri. Quindi ora diciamo che avremo un aiuto contro il boss, se no sarebbe quasi impossibile farlo da solo. E non solo l'aiuto dei cavalieri, ma anche l'aiuto dei fantasmi. Ci dovrebbero essere un'altra evocazione, ecco proprio qui, Lucatiel di Mirra e Sheil Fuscello. Che caspita di nome. Ah, bene, abbiamo praticamente un... Guarda, sei gentilissimo e mi fai l'inchino, ma bastava un inchino così proprio. Allora, avremo l'aiuto di questi due individui. Ora, altro non ci resta che fermare il boss e prenderne la corona. Ovviamente non sarà facile, ragazzi, ma proprio per niente. Io ne ho insetti luminosi, no, c'ho solo il balsamo di frutto dorato, aumenta temporanea della fede. E non ho altro proprio, cioè non ho praticamente niente. Come potete vedere ragazzi, un cavaliere lo trovavamo già qua, altri tre li ho dovuti trovare io. Non li ho registrati ragazzi dove si trovano, per il solo fatto che avrei dovuto fare un video di non più di 5 minuti, quindi non valeva la pena. Allora cavalieri, siamo pronti? Dobbiamo fermare il vostro signore e liberare questo regno. Quindi giù all'inferno, letteralmente all'inferno, come potete vedere. Caos antico. E questa è l'arena di gioco. Ora, come potete vedere, ecco che arrivano già i cavalieri bruciati, quelli che avevano seguito il re d'Avorio qui. Noi li dobbiamo uccidere tutti, praticamente. Dobbiamo uccidere tutti, dicevo, per poter praticamente liberare la zona. Che io sono con un'arma molto pesante, per niente facile da usare. Eliminiamoli. Gambali bruciati di Lois. Muori. Ok, qui ce n'è uno che sta infastidendo il fantasma, che deve rimanere vivo e che mi deve aiutare. Quindi sbrighiamoci ad eliminarlo. Ok, hanno bloccato già il primo portale, quindi diciamo cavalieri di Lois bruciati in meno. Forza Lucatiel, massacriamolo così a legnate, dai. Allora, ne rimane un altro proprio qui. Dove stai andando? Aia, mi hanno fatto malissimo. Ecco, beccati questa ammazzata. Ok, ce n'è rimasto uno qui. Ok, eliminatelo. Oramai con uno di vita che ha, io lo potete togliere anche voi. E invece io l'ho dovuto togliere io. Va bene. Allora io mi cureggio un attimo. Rimane l'ultimo portale da bloccare. Quindi dovremmo rimanere teoricamente con un solo cavaliere di Lois che ci aiuta. Non mi dire che sta già arrivando il boss. Io ho il vago presentimento di sì. A parte il mio cane che piagnucola perché vuole le coccole, ma io non lo posso coccolare ora, non posso. Allora, teoricamente mi è stato dato un consiglio per affrontare questo boss strafigo, che è molto veloce. Ecco, dai. Forza. Lo dobbiamo indebolire il più possibile. Se i cani facessero silenzio, i miei cani, però i miei cani giustamente ragazzi sono come i cani, sono come i bambini, devono abbaiare e rompecchiare nel momento sbagliato. No,
ce l'ha proprio con me. Non si arrende, ce l'aveva proprio con me. Ecco, dai che ce la possiamo fare. Né vero mai nella vita. Che con i fantasmi e i cavalieri in mezzo non è poi neanche facile colpir. Oddio, oddio, no, no, ti prego. Aia, aia, aia. Tristezza. Ok, rieccoci qui pronti a ritentare. Vediamo come andrà questa volta. Già sapendo che non è facile, perché non è un boss facile, soprattutto quando si incacchia e si potenzia. Ecco di nuovo i cavalieri che dobbiamo massacrare. Ma che cos'è? Con me te la prendi tu. Uno in meno, dai. Forse eliminiamo gli altri. Nel frattempo che ci sono, mi recupero anche quelle poche anime che avevo perso quando ero morto. Ok, eccoci pronti. Ora che i fantasmini qui ci hanno aiutato a sbarazzarci dei vari cavalieri. Certo, ci sarebbe ancora questo da chiudere, però per qualche motivo non lo vogliono chiudere. E allora a questo punto abbiamo almeno una resina. Vabbè, meglio che niente con il potere del fuoco. Vediamo se ce la facciamo almeno. Attaccatelo. Forza così. Allora, avremo pure questo stronzone qui da ammazzare se ci riusciamo. Mi curo. Ok, dai, che ce la possiamo fare. Aia, fa malissimo quando si incanta la spada. Mamma mia, per quanto non ci ha toccati. Prenditela con me. Sì, Lucatiel, però non puoi starmi in mezzo così appiccicato che non mi fai muovere. Dai. Merda. Me l'aspettavo. Ora io mi curo. È un boss abbastanza difficilotto di suo. Forza, curati. No. Merda. Dai che ce la possiamo fare. Abbiamo pure l'aiuto dei fantasmi. Però io mi devo curare. Ok, lo abbiamo eliminato. Mamma mia, questa build con il dente di drago è difficile da usare. Meramente difficile, perché è troppo lenta. Anima del re d'avorio. Ok, ora teoricamente qui dovrebbe darci la sua corona, presumo. Sì, corona del re d'avorio. Ok, perfetto. E così abbiamo l'antico corona, emana un fievole calore. Ok, e ora abbiamo effettivamente la sua corona, che volendo possiamo anche usare. Ok, e ora dovremmo poter risalire e dire a quella strana figura che abbiamo effettivamente eliminato il re, quindi l'abbiamo liberato da questo tormento eterno.
Ok, eccoci fuori dal baratro dell'oscurità. Piccola premessa prima di andare avanti, ragazzi. Io i DLC li ho già giocati in passato, ma non ho mai battuto effettivamente i boss, cioè li ho giochicchiati tanto per vedere com'erano, niente di più. Allora, vediamo. Hai esaudito il mio unico desiderio. Ora non ho più rimpianti. Sono nata in mezzo al caos. Molto tempo fa, nelle profondità dell'abisso, mio padre perì. L'oscurità frantumata in piccoli pezzi e io sono uno di quei pezzi. Ero così spaventata, fragile, nata da una scheggia dell'oscurità. Credevo che sarei semplicemente scomparsa. Sono l'incarnazione delle paure di mio padre. Cercavo un'ancora e vidi che il re di questa terra era forte. Lo cercai per trovare sostegno per alleviare le mie paure. Ora ho capito che lui ha sempre saputo. Sono nata dalla paura e il mio sovrano mi ha dato conforto. E io sono qui, erede dei desideri del mio Signore, a sorvegliare il caos fino alla fine dei tempi. I cavalieri di Noroi vennero divorati dal caos, che osserverò ancora le loro anime e prego per la loro liberazione. Ok, quindi teoricamente io dovrei poter scendere sotto solo per massacrare, farmare anime, massacrando i cavalieri di Leon Lois. Ok, e con questo credo che possiamo concludere. Io spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente lasciate un mi piace e lasciate pure un simpatico commento. Vi ricordo di condividere i miei video su Facebook, Twitter e quant'altro per aiutare il canale a crescere, poter essere monetizzato e racimolare fondi per la causa del canile. Detto questo, da Valfair Games è tutto. Alla prossima!